Ecco, siamo a Roma, alle scuderie del Quirinale, dove aprirà oggi l'esposizione genovese, scusate, l'esposizione romana, quella genovese aprirà domani a Palazzo Ducale, l'esposizione genovese super barocco che allude a Genova superba tra 6 e 700, in realtà la denominazione più antica è, e comunque si ricorda la grandezza della città vista attraverso le opere d'arte commissionate non da sovrani o da imperatori, ma da ricche famiglie. Ecco, vedrete, questa è una pala d'altare che abbiamo proprio a Genova, ma ci sono anche moltissimi quadri che sono attualmente non più a Genova e nemmeno più in Italia. Qui abbiamo un quadro di Rubens che mostra Giovancarlo Doria e che è alle gallerie di Palazzo Spinola. Abbiamo anche altre opere che sono a Genova, mentre altre arrivano da ormai molto lontano perché sono state vendute. Ecco qua, vedete la per noi celebre cuoca, queste sono pezzi dei musei di arte antica genovesi. Potete vedere la ricchezza che sfoggiavano proprio i genovesi. Ecco. Qui abbiamo un quadro di Gioacchino Assereto, Alessandro e Diogene, che è conservato in un museo di Berlino. Ecco, tutte queste opere hanno in comune il fatto che sono state commissionate da genovesi. Ecco, e abbiamo qua. Ecco. È una mostra ricchissima. Lapidazione di Santo Stefano di Anton van Dyck, che è conservata in una collezione Egerton Collection. Ecco. Qua abbiamo i grandi ritratti, quelli che conosciamo, quelli che abbiamo potuto vedere da vicino, ma anche quelli che in realtà mancano da molto tempo da Genova. Ecco qui abbiamo Paola Adorno Brignole Sale, che è conservata normalmente al Museo di Palazzo Rosso, ma abbiamo lì un quadro, ora permettiamo ai colleghi di riprendere. Abbiamo un quadro in realtà che manca dalla Liguria da molto tempo. Ecco, voi vedete, questo quadro è stato dipinto insieme ai figli della donna su commissione del marito. Ecco, i figli, allora tutti i quadri sono attualmente alla National Gallery di Washington. Il manifesto della mostra di Genova è la figlia,
il quadro dipinto, il ritratto dipinto da Van Dyck contemporaneamente. Ma perché Van Dyck ha detto questa soluzione iconografica, oppure è stata lei? Cerchiamo di aspettare che si liberi uno dei tre curatori, Piero Boccardo, che è attualmente intervistato, e cerchiamo di fargli raccontare qualcosa. È una mostra davvero straordinaria, perché permette di vedere, di percepire la grandezza di Genova, che forse nel tempo si è un po' persa, quando queste opere sono state vendute dalle famiglie, o per l'estensione della famiglia, o per... Ecco, ci possiamo avvicinare ora al ritratto di Elena Grimaldi Cattaneo, che è la figura del manifesto di questa mostra. E raccontava prima Piero Boccardo, che è uno dei tre curatori della mostra, che insomma questo abito austero e nero viene alzato per mostrare sotto la ricchezza delle vesti tessute d'oro. Va bene, andiamo un po' avanti, perché sembra che questa sia una cosa un po' lunga, e vediamo di guardare le altre opere. Qua abbiamo un altro dei curatori, che è Dicevamo di Orazio De Ferrari, che si trova normalmente alla Pinacoteca di Brera. Morte di Catone Unticense, di Gioacchino Assereto, eh. Una luce straordinaria. Oltre a chi capisce di pittura, sicuramente rimarrà estasiato chi si occupa di fotografia. Ecco, abbiamo qua Raffaella Besta, che è il direttore, si dice direttore dei musei di arte antica di Genova. Che ha... Sì. No, ma tu non ne dici mai. Ma sono stanchina, quindi potrei perdere. Tutti un po' stanchini, fa anche molto caldo oggi a Roma. Ecco, hai accompagnato qua le opere dei musei genovesi. Presente con 36 opere di altissima qualità, tanto che meritavano di essere in questa che è la mostra in cui l'arte genovese è selezionata ai massimi livelli, e siamo anche emozionati di vedere i nostri stessi quadri come questo. Ci andiamo lì davanti, e ne parlavo prima, è qualcosa di eccezionale. Del piano, perché è Assereto al suo meglio insieme
grande Diogene che di nuovo è strepitoso. Una luce incredibile. Questo noi lo vediamo qua, con una luce che purtroppo devo dire non è così altrettanto bella delle... dei musei di Genova. Vabbè, adesso okay, insomma... La luce è dimostra. Sì, è diversa da quella dei musei. Sì, e finalmente si vede, certo, e sono veramente, veramente emozionante. Cioè, vedi, vedi, davvero con anche queste opere che conosci nei minimi dettagli, è l'occasione della mostra nei confronti anche con le opere vicine, di vedere altre cose, quindi è bellissimo. Cos'altro? Ecco, Margherita Briarona, se riusciamo a richiamarla sì, senza gridare troppo. Margherita Briarona, anche lei Musei di Arte Antica, curatore dei Musei di Arte Antica. Ecco, abbiamo raccontato un po' insomma che cosa i Musei di Arte Antica genovese hanno portato a questa mostra. Abbiamo parlato di questo quadro dell'Assereto, ci parla di qualcos'altro? Ecco, andiamo, spostiamoci un attimo perché ci sono altre visite che... Alla Sant'Agostino viene questo. Ecco, sì, che è vero che si vede molto meglio. Si vede... La luce di mostra è... Andiamo lì sotto? Appunto romane. Sì. Ecco. Romane. Abbiamo il cinghiale che poi è il rostro della barca, quello famoso che non so se siamo riusciti a riprendercelo. Questo è meraviglioso perché... Aspetta Margherita, mettiti davanti perché sennò non si sente. Ecco. Questo è meraviglioso rivederla qui perché l'abbiamo avuta per tanto ospite. Tempo in museo ospite dopo il restauro perché appunto con tutti gli annullamenti poi gli spostamenti dati delle mostre è rimasto a Palazzo Bianco e qua però è esposto questo bellissimo paliotto disegnato dallo stesso gruppo, più allora vediamo lo stesso artista in pittura e come progettista per questi cavatori, allora andiamo dipinto gli angioletti, allora andiamo a vederli. Gli angioletti, i visi sono dipinti. Sono dipinti, la restante parte è progettata da Domenico Piola in un disegno delle raccolte degli abitanti di Scappellone. Che quindi noi abbiamo. Sì, hai lo spot per... No, perché è una cosa veramente da vedere. Con le loro veline, con le loro... Esatto, mentre a Genova, appunto con la mostra che apriremo domani, si potranno vedere dei disegni strepitosi di Gregorio De Ferrari, che è il genero di Domenico Piola, va sposato la figlia Margherita, e dei disegni bellissimi di Lorenzo De Ferrari sotto la Galleria Dorata di Palazzo Tubia Pallavicino. I disegni di progetto della galleria sono dei grandi fogli azzurri, li vedremo sotto l'affresco poi realizzato. Meraviglia! La mostra... è una mostra quindi al Museo Ferrari, sì. Ferrari ci sono degli incontri sì. E noi vi seguiremo per raccontare i protagonisti esattamente, sarà insomma una stagione lunga e fruttuosa. Ecco, vediamo anche la pala che mirando sotto al palio avevamo visto poco. E guardiamo anche la statua in un'altra prospettiva.
cerchiamo di non passare davanti ai colleghi, ci proviamo. Dicevamo un Piola giovane, questo quadro normalmente dov'è conservato? A Bilbao. A Bilbao, e anche questo o lo vediamo qua o viaggiamo. È l'occasione per vedere tutto assieme. Toglie il fiato. Sì. Vediamo. Abbiamo fatto, certo. E quindi voglio capire. Vediamo. Ecco, ci muoviamo, rimaniamo in diretta se regge la linea. La mostra prosegue al secondo piano. Eccoci. Ecco, vedete la scala che sotto è molto più ampia. Era costruita per i cavalli. Sì, questa qua è da umani. Stiamo arrivando, eh? Ci siamo quasi. Forse. Essendo una diretta, forse era meglio prendere un veloce ascensore. Stiamo percorrendo le scale delle scuderie del Quirinale per arrivare al piano superiore della mostra. Eccoci. Allora, qua abbiamo i nostri vecchi amici sovrapporta di corso, ma quello mio di Dodona sono quattro. I due sono invece esposti a Palazzo Corsi adesso a rimandare, diciamo, certo. la vicinanza. Quindi questo è tutto Guido Bono, questo qua è di collezione privata bellissimo. È un Guido Bono. Bellissimo. Sì, è già settecentesco, è già roccaio, sì. Sembra, è in questo passaggio di barocco comprende tantissime cose differenti, dal naturalismo di Anzareta alla... In questo caso stiamo già arrivando nel Settecento, cioè questo 1600-1650, il secolo della mostra. Qua siamo sul finire. Sul finire, quindi più o meno contemporanea a Magnasco? No, come tempi un po' prima. Sì. Però un gusto totalmente differente, quello che dicevano prima. Sì. Mi piace tantissimo, quell'orologio notturno.